togliendo le rispettive autonomie che sono sacrosante, c'è proprio l'esigenza di cominciare a ragionare, a lavorare insieme per porre l'uomo nel vero senso della parola, nel rispetto del significato di questa parola, al centro delle scelte, delle esigenze, per cercare di risolvere minimamente i problemi che quotidianamente tutti dobbiamo affrontare, specialmente chi è in difficoltà, i cosiddetti invisibili che sono spesso inascoltati. Una comunità solidale capace di creare futuro. È con questo obiettivo che è nata la nuova collaborazione tra sindacati e 7 associazioni di volontariato del territorio. C'è tutto un mondo oggi che rischia di trovarsi isolato, è il mondo del volontariato, è il mondo che si impegna nella solidarietà. Anche il sindacato da questo punto di vista incontra le sue difficoltà. Allora abbiamo sentito l'esigenza di creare una rete, di metterci insieme, noi di mettere a servizio le nostre possibilità, capacità. Noi abbiamo aperto un tavolo con tutte le istituzioni per la contrattazione sociale, ci vogliamo inserire non solo le esigenze dei lavoratori dipendenti, dei pensionati che rappresentiamo, ma anche quelle che vengono da questi mondi, dal mondo dell'associazionismo e dal mondo del volontariato. E nello stesso tempo vogliamo lanciare un messaggio nella società, cioè ci vogliamo interessare delle periferie sociali, cioè di quel mondo che oggi non passa alla ribalta della stampa, della televisione, che passa in secondo ordine, ma noi lo vogliamo riportare all'attenzione di tutti. Un progetto sperimentale per rendere stabile il dialogo e il confronto tra coloro che hanno la persona al centro delle loro attività. Noi crediamo che per cambiare veramente le cose e il futuro dei nostri figli si passi attraverso la massima collaborazione, apertura e inclusione. Per l'autunno poi verrà organizzato il Festival degli Invisibili. Invisibili sono coloro che non vengono ascoltati e non trovano la possibilità di far sentire la loro voce. Noi nei nostri incontri che abbiamo fatto in questi mesi abbiamo messo in evidenza quali sono i momenti più difficili di questa società, quelli in cui la povertà, l'emarginazione sono considerate forti debolezze da mettere da una parte. Invece noi vogliamo dare voce a queste istanze e far sì che i valori della condivisione e della solidarietà emergano e diventino un forte collante per questo territorio e poi chi lo sa.